Allora, io sono qui per aprire l'incontro e per portare i saluti del direttore generale, il dottor Nicola Delli Quadri, dell'azienda sanitaria numero 1, che si scusa ma aveva altri impegni e quindi mi ha pregato di portare i suoi saluti e rappresentare l'importanza che riveste per la nostra azienda questa serie di incontri che sono anche, diciamo, propedeutici a un'attività di sperimentazione che coinvolgerà alcuni medici di medicina generale e alcuni specializzandi di neuropsicologia che dovrebbero sperimentare tutto quello che in questi incontri verrà posto come un'alternativa alla prescrizione di antidepressivi. Spero che sia così, spero che questi incontri, questa sperimentazione possano effettivamente rilanciare delle pratiche che sicuramente acquistano un valore enorme per la nostra azienda, non solo in termini di risparmio economico, che ovviamente ci aspettiamo, ma anche perché crediamo che le relazioni in tutti i campi siano sempre l'elemento più importante e diciamo, connotante i nostri servizi e il nostro lavoro territoriale. Quindi auguro buon lavoro a tutti e insomma, penso di aver finito il mio compito. Do la parola a Tullio. Mi fa piacere essere in questo bellissimo parco che continua a essere, ogni volta che arrivo mi sorprende e devo ringraziare tutti quelli che hanno permesso di fare, di rendere questo bellissimo luogo una vera alternativa a quella che era l'istituzionalizzazione. Grazie. Buongiorno, io penso di far bene se cercherò di spiegarvi perché abbiamo voluto organizzare questo ciclo di conferenze e senza rubare spazio al nostro speaker, al professor Healy. Prima di questo, direi che, quindi come ci organizziamo sarà così. Io parlo una ventina di minuti, poi ci sarà la conferenza, la lecture di David, del professor Healy, poi una discussione per chi vuole intervenire su quanto lui presenterà, e poi una sorta di, chiamiamola formalmente, di tavola rotonda informale, in cui certamente saranno benvenuti tutti gli interventi, in primis quelli del dottor Mezzina, di Roberto Mezzina come attuale direttore del Dipartimento di Salute Mentale, magari preceduto o seguito come vuole dal dottor Dell'Acqua, da Pepe Dell'Acqua, che ovviamente nel mondo della mente e dei disagi mentali è un'esperienza riconosciuta, oltre che un personaggio a cui tutti noi vogliamo bene e stimiamo, naturalmente. E quindi questo è grosso modo l'articolazione della mattinata. Roberto però voleva poi fare il suo intervento vero e proprio, voleva fare un annuncio che è rilevante, di due cose che accadranno in questo comprensorio a breve, e quindi lo pregherei di fare questo. Sì, saluto tutti. Brevemente volevo ringraziare Tullio e anche Cesare, ovviamente, l'azienda nell'organizzare questo evento, cui ovviamente il Dipartimento aderisce in pieno. È un evento però, diciamo, aziendale e va anche al di là di quella che è la nostra programmazione. Noi siamo grati di questi quattro avvenimenti, di cui vedete il programma sul tavolo, ma credo che molti di voi hanno già ricevuto. Sono quattro conferenze, adesso spiegherà Tullio. Ma volevo anche ricordare che abbiamo, sia pur insomma con un certo affanno, in cantiere altre situazioni che vi segnalo. C'era qualche copia cartacea del programma del 7 maggio, in cui noi abbiamo ospiti qui
in maniera veramente fortuita ed eccezionale, perché insomma, sono in giro dall'Australia al Giappone, Ron Coleman e Karen Taylor, che sono due grandi esperti. Ron Coleman, persona notissima, formatore, esperto per esperienza, forse il più grosso insomma, a livello internazionale sul tema della recovery, dell'udire le voci, eccetera, e parlerà in particolare sul rapporto tra recovery, guarigione personale e servizi, e introdurrà sicuramente tutta una serie di tematiche anche stimolanti e provocatorie rispetto agli assetti di chiunque gestisca i servizi oggi. È un seminario, è anche ECM, ma noi l'abbiamo aperto ad uditori, sicuramente avremo un sacco di gente, per cui raccomando di iscriversi chi vuole, e poi c'è la possibilità di uditori, gli utenti dei servizi sicuramente e altri, con l'idea anche di sperimentare possibilmente una casa della recovery che stiamo pensando di mettere in piedi con i colleghi della SS2. È una sperimentazione che è stata già fatta in Italia, in provincia di a Faenza, provincia di e quindi con associazioni. È una sperimentazione interessante. Coleman, e poi ci sarà Sashi Sashidharan, professore di psichiatria notissimo, adesso in pensione, è stato uno dei leader del movimento inglese per la destituzionalizzazione e un teorico dell'intervento di crisi a livello internazionale, uno dei più grossi, primi due, tre a livello mondiale su questo, che parlerà del rapporto tra guarigione e intervento di crisi. È un seminario preziosissimo, giorno 7 maggio. E poi c'è un convegno che vi segnalo in particolare i colleghi impegnati nella psichiatria, ma non solo, che si chiama Politiche per la salute mentale, buone pratiche, etica, evidenze e esperienze, che si terrà a Trieste dal 12 al 14 giugno, ed è il convegno, il congresso nazionale della SIEP, Società Italiana di Epidemiologia Psichiatrica, che fa ufficialmente il suo congresso a Trieste, ha chiesto di farlo in questo luogo, verrà ospitato dall'università, anche per una serie di problemi che abbiamo in questo momento sugli spazi, diciamo, formativi. È un congresso che attirerà 400-500 persone da tutta Italia e non solo, perché ci sono anche relatori stranieri di grandissimo livello. Avremo tutti praticamente i leader del processo di destituzionalizzazione in Italia, con molti esperti internazionali a confronto sulle tematiche della valutazione dei processi di riforma, ed è assolutamente da raccomandare. Dico anche che è ancora aperta la possibilità di presentare abstract, poster, di gestire workshop, lo dico ai colleghi di SS1, entro il 30 aprile. Speriamo di riuscire a spostare ancora di 15 giorni questo termine, siamo un po' in ritardo con la preparazione dei lavori, però la SIEP mette in campo la possibilità di gestire spazi interessanti su tutta una serie di tematiche relative all'assetto dei servizi in Italia oggi, anche nei campi affini, quindi le dipendenze, la neuropsichiatria infantile, la salute mentale d'età evolutiva, eccetera, eccetera. Ecco, io lascio a Tullio. E ricordo l'ultima cosa per alcuni: mercoledì abbiamo ancora un altro seminario, diciamo, regalato, nel senso che Jackie Curtis, che è un'australiana, medico di medicina generale, che ha un'esperienza ormai notissima nel mondo a Sydney, di gestione di un centro per la salute dei giovani, che include la salute mentale in maniera globale, un'esperienza interessantissima, è ospite al Niguarda in questi giorni con pompa magna e in altri eventi a Firenze, eccetera. Noi l'abbiamo avuta perché voleva visitare i servizi e le abbiamo chiesto in cambio di gestirci un seminario fatto in casa, e il giorno 15, martedì, alle ore 3 qui ci vediamo per circa 3 ore con lei. Chi vuole, diciamo che è un seminario veramente, sì, questo prossimo, a numero un po' chiuso, diciamo un workshop di studio sul tema della salute nei giovani all'esordio di psicosi, salute globale. Vabbè, mi fermo qua, grazie a tutti. Grazie. Grazie. E un benvenuto di cuore, confortante vedere un tema che ci sta a cuore, cioè quello dell'appropriatezza, direi, se ragioniamo in termini di un'azienda sanitaria. Trova persone che sono sensibili, e quindi vi voglio dire un grazie per essere venuti. Non voglio
sicuro dimentico qualcuno o faccio qualcosa di improprio, ma certamente vedo studenti di psicologia nel corso di quest'anno, vedo studenti di medicina, non riconosco da lontano se c'è specializzandi o di psichiatria o di psicologia, vedo operatori della salute mentale, della salute territoriale, altre persone che non conosco bene. Comunque questo mi pare sia molto positivo, sia su un piano operativo culturale e anche su un piano personale di un gruppo che evidentemente condivide un certo tipo di sensibilità. Volevo giusto spiegarvi brevemente, non vorrei poi naturalmente rubare tempo al nostro speaker, al professor Healy, ma giusto spiegarvi un po' qual era il senso di aver organizzato questo. Una parola chiave, diciamo così, è la depressione. Ed è un tema che è diventato estremamente corrente, tanto che l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dedicato alla depressione come crisi globale addirittura una giornata della salute mentale nel 2012. Quindi se esaminiamo questo documento, che mi sembra decisamente interessante, una parte viene dedicata alla depressione come preoccupazione per la salute pubblica globale e viene descritta in una maniera che devo dire preoccupa, perché dice la depressione è un fattore di contributo significativo al carico complessivo di malattia globale e colpisce persone in tutte le comunità attraverso il mondo. È una delle principali cause di disabilità a livello mondiale, è stimata colpire oggi 350 milioni di persone in paesi di varia natura e in molti dei casi a un episodio seguono ulteriori episodi depressivi negli anni successivi. Spesso comincia in età giovanile, riduce il funzionamento delle persone e per queste ragioni è al top della lista globale delle condizioni di disabilità e negli studi del carico complessivo di malattia. Per di più il tutto sta ancora aumentando, in fase di aumento a livello globale e la stessa Organizzazione Mondiale della Sanità intende far avvenire azioni contro questa situazione. Quindi da questo punto di vista poi il documento specifica ancora, no, che è la principale causa di disabilità in termini di anni vissuti con disabilità, la quarta causa del carico di malattia globale in termini di attesa di vita corretta per disabilità nel 2000 e la proiezione che nel 2020 essa raggiunga il secondo posto come carico di malattia globale, sempre come attesa di vita corretta per disabilità, per ambedue i sessi e per tutte le età. Cioè, visto così, è una cosa straordinariamente preoccupante e uno si chiede se non sia in atto in realtà una epidemia di depressione. Per inciso, l'idea della depressione come epidemia e anche compare in un libro che io, di cui raccomando la lettura, che è Anatomy of il libro di Whittaker, Indagini su un'epidemia in italiano, che è ben documentato e vale la spesa semmai di leggere non solo per la depressione ma anche per altri problemi di salute mentale. Però in realtà per dire che c'è un'epidemia sono i criteri diagnostici, sono cruciali i criteri diagnostici e in realtà la depressione di cui parla anche l'Organizzazione Mondiale della Sanità è coincidente con il disturbo depressivo maggiore come descritto nel DSM, cioè nel manuale statistico diagnostico per la diagnosi dei disturbi mentali, fatto dall'Associazione Psichiatrica Americana che dalla prima edizione, dal DSM-1 fino al DMS-5 dell'anno scorso, ha avuto significative critiche e quindi di per sé è un tema relativamente aperto, non è un tema concluso, no? Quello di cosa stiamo parlando. Quindi in realtà l'OMS si riferisce al disturbo depressivo maggiore come descritto nel DSM. Però lo stesso documento dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, nelle pagine successive, continua depressione come una conseguenza della crisi economica. Il testo è fotografato, cioè voglio dire, non è che ho aggiunto io enfasi, no? Quindi fa comparire la tristezza normale e la depressione.
e dice: è importante differenziare tra la tristezza normale e la depressione. Sotto condizioni avverse come la perdita di un parente, l'umiliazione personale, specie in alcune culture, il disappunto, insomma la delusione, la perdita di stato sociale, persino una perdita finanziaria, è aspettata una risposta psicologica, che è ovviamente normale. Sotto queste circostanze è invece l'assenza di risposta che sarebbe anormale, come il caso nell'apatia che spesso viene incontrata con soggetti con schizofrenia o con disordini di personalità. È pertanto importante differenziare tra la tristezza e la depressione, cioè tra una risposta adattativa e una risposta disfunzionale a un evento avverso di vita, anche se questa distinzione è talvolta difficile. Quindi il documento è contraddittorio, che da un lato parla dell'epidemia, dall'altro indica la necessità di distinguere tra una condizione normale e una condizione morbosa, senza far capire se questa è una piccola parte insignificante rispetto alla dimensione del fenomeno o se questa è la parte rilevante del fenomeno ed è la parte morbosa che costituisce la parte piccola del fenomeno. Quindi abbastanza indicativo, direi, come punto interrogativo irrisolto. Naturalmente, a diagnosi di depressione, che in termini globali corrisponde a disturbo depressivo maggiore da DSM-5 oggi, corrisponde la prescrizione di un farmaco antidepressivo. E quindi, in funzione di quello che vi ho appena detto, è possibile che siano trattati con farmaci antidepressivi numeri di persone elevati, non è ben chiaro quanto, possono essere la maggioranza o una minoranza, comunque numeri significativi di persone che in realtà non soffrono di un disturbo mentale. E il problema è che i farmaci antidepressivi vengono messi in commercio sulla base di trials clinici per la correzione di un disturbo mentale e che quindi portano al trattamento di persone non malate che vivono emozioni normali con un farmaco che non è stato fatto per quello scopo. La stessa letteratura è ambigua. Uno degli studi più interessanti forse è lo STAR-D, cioè il National Institute of Mental Health, del National Institute of Health, negli anni 2000 ha fatto uno studio gigantesco, costoso, per valutare sul campo in larga misura, non solo in ospedali accademici, l'efficacia del trattamento con farmaci SSRI. E i risultati sono veramente scoraggianti. Nel senso che, grosso modo, a un trattamento di prima linea con citalopram risponde, grosso modo, adesso non ricordo esattamente i numeri, circa il 50% dei pazienti, trattamento acuto naturalmente, quindi in acuto risponde metà dei pazienti, di cui frazioni ancora minori rispondono a successivi tentativi di trattamento con strategie cosiddette di switching, di augmentation e di associazione. Tra l'altro, già anche in questo studio appare che la psicoterapia cognitiva comportamentale funziona grosso modo quanto la farmacoterapia, essendo però priva di effetti avversi. Questo ce lo ricordiamo perché gli effetti avversi sono un aspetto cruciale. Per forme lievi e moderate di depressione, d'altro canto, è indiscutibilmente dimostrato, per forme lievi e moderate di depressione e ansietà, che gli SSRI hanno un effetto placebo, cioè tutta l'azione apparente terapeutica, modesta, che si verifica solo in parte dei pazienti, è comunque dovuta a effetto placebo. Quindi questo è un ulteriore motivo che rende discutibile il trattamento di persone con forme lievi, probabilmente reattive, e non con forme di depressione sostanzialmente solide e morbose. Naturalmente, in questo modo il paziente viene esposto agli effetti avversi. E gli effetti avversi sono largamente sottovalutati ed ignorati, e non a caso, nel senso che ci sono sforzi imponenti per contenerli o quantomeno per renderli poco noti e poco temuti. E tra questi certamente c'è un'ideazione paradossa, quindi il rischio suicidario è proprio della depressione grave, no? E paradossalmente gli antidepressivi possono indurre ideazioni suicidarie, comportamenti suicidari, a parte il fatto che inducono dipendenza, rientrano in un elenco dell'Organizzazione Mondiale della Sanità come i farmaci che inducono dipendenza, poi accanto a robe relativamente minori come sanguinamenti o calo della libido nel maschio. Quindi da questo appare che se sono considerate forme lievi,
l'assenza di una specifica risposta terapeutica e la serietà degli effetti avversi rende inappropriato, rende giustificato il ricorso alla farmacoterapia quale prima linea di trattamento per la depressione ed ansietà lieve o moderata. Tutto quello che vi dico è ampiamente documentato e in parte corrisponde anche con l'esperienza del professor Healy, che certamente parlerà anche di questo. Comunque i critici sono numerosi e autorevoli, la stessa già nell'etichetta degli SSRI negli Stati Uniti compare il warning per il rischio suicidario negli adolescenti. Come vi dicevo, l'OMS ha incluso gli SSRI tra i farmaci che inducono dipendenza. C'è un blog del direttore del NIMH, Thomas Insel, che scrive ripetutamente nel sito web dell'NIH, critiche al DSM, particolarmente in occasione dell'introduzione del DSM-5, e al disegno dei trials clinici, che è un altro argomento di cui il nostro speaker, il nostro ospite, è un esperto e parlerà, anche perché i farmaci messi in commercio sono messi tra l'altro in commercio con outcomes non correlati al mondo reale, cioè un effetto in acuto, immediato, e basta che sia modestissimo perché siano messi in commercio. E lo stesso Insel insiste sul fatto che c'è bisogno che anche la psichiatria acquisisca una dimensione proiettata verso una medicina scientifica, cioè con l'identificazione di biomarkers e di targets farmacologici, come accade per lo sviluppo di qualsiasi approccio farmacoterapico. Tant'è vero che le grandi multinazionali del farmaco stanno addirittura abbandonando progressivamente il mondo dei farmaci del sistema nervoso centrale. Un'altra fonte di ispirazione è che in Gran Bretagna esistono linee guida del National Institute for Clinical Excellence che sono state adottate dal sistema sanitario nazionale inglese, per cui la prima risposta che viene offerta dai general practitioners, dai medici di medicina generale, ai pazienti con depressione lieve o moderata, eventualmente accompagnata da ansietà lieve o moderata, non è la farmacoterapia, è una seconda risposta o una risposta che può essere prima per le forme serie e gravi depressive. E quindi questo è una cosa interessante che ha ispirato, come diceva Cesarino, il tentativo di fare quantomeno uno studio di fattibilità localmente insieme con i medici di medicina generale, qui c'è il dottor Veglia che è una delle persone interessate, con l'idea di contribuire, penso che accadano anche in altre regioni, almeno qualche tempo fa, sapevo che non sono aggiornato su questo, su quanto si fa in altre parti del paese, ma è una dimensione su cui penso abbia senso cercare di muoversi. È difficile fare un riassunto del curriculum vita del professor Healy, anche perché c'è una sproporzione. Io quando l'ho conosciuto mi attendevo che una persona con un curriculum di questo genere fosse una persona anziana, consumata da una vita lunga spesa nella sua attività di psichiatra, perché è uno psichiatra e uno psicofarmacologo, se ricordo bene è stato segretario della Società Britannica di Neuropsicofarmacologia, è un clinico, quindi svolge un'attività clinica di psichiatra, prescrive farmaci e combatte contro un uso inappropriato dei farmaci e contro uno sviluppo inappropriato dei farmaci. È uno scrittore straordinario e mi chiedo quando ha mai trovato il tempo per fare tutte queste cose insieme, perché ha pubblicato un numero esteso di articoli su riviste scientifiche peer-reviewed, comunque un altro elevato numero di pubblicazioni e 20 libri, e tutti sono dei libri molto molto ben ricercati, molto succosi, molto anche impegnativi per certi versi, anche se con contributi molto godibili e di grande importanza, quali The Antidepressant Era, The Creation of Psychopharmacology, poi un'opera in tre volumi, no? Psychopharmacologists, Let Them Eat Prozac, Mania, A Short History of Bipolar Disorder, abbastanza recente, e uno, il più recente, dei suoi libri è Farmageddon, di cui penso che ci parlerà anche oggi in qualche modo. Inoltre è stato anche molto impegnato su un piano civile, come cittadino, diciamo così, ed è stato testimone esperto in processi negli Stati Uniti per casi di omicidio e suicidio correlati all'uso di farmaci antidepressivi, e per di più è anche stato vittima di un episodio molto complesso di discriminazione accademica sulla base dei suoi pensieri, di quello che lui pensa, di quello che lui ha ricercato, insomma, no? Per di più in un paese, il Canada, che è un paese che i miei amici clinici dicono essere probabilmente il miglior paese al mondo come organizzazione complessiva dell'assistenza sanitaria. L'università è anche di ottimo livello, quindi colpisce che abbia
incontrato questo tipo di sgradevolissima esperienza. Nessuno ha fatto commenti sull'immagine che c'era sul volantino, e mi permetto di ricordarvela, perché è stata messa non a caso. In realtà non è una roba molto originale, perché c'è un libro di epidemiologia di Bracken, che è un libro molto buono, che la porta in copertina, devo dire. È un'immagine della Wellcome e riguarda i tractors. Cioè, negli Stati Uniti nell'Ottocento c'erano molte patent drugs o cose del genere, cioè quakery, cioè ciarlataneria, oggetti di ciarlataneria medica brevettati, che poi tra l'altro sono rapidamente arrivati anche in Inghilterra e sono stati impiegati anche in Inghilterra. Tra questi c'è i tractors, cioè degli oggetti metallici di questo tipo, piccoli, cioè circa di questa dimensione, che venivano usati apparentemente per curare qualsiasi affezione. Insomma, no? E questa tra l'altro è una stampa di un caricaturista inglese di fine Settecento che descrive appunto il trattamento con un tractor brevettato del dottor Perkins. Perkins è il nome... Elisha Perkins, l'ideatore del tractor. La storia è interessante perché in realtà poi in Inghilterra ci fu un medico, che non mi ricordo come si chiama, che fu particolarmente disturbato dall'impiego dei tractors e in pratica fece quello che si considera la prima dimostrazione di un effetto placebo, cioè disturbato dall'idea dell'uso dei tractors, fece dei tractors che non erano i brevettati di Perkins, ma erano degli oggetti di altro materiale, dimostrando che l'efficacia del trattamento col tractor finto è uguale all'efficacia del trattamento col tractor vero. Semplicemente trattore, sì, come dire, io sì, no, in una maniera ovviamente suggestiva, un buon sanitario deve fare un certo setting, no, a distanza così, no? Quindi in realtà c'è chi dice che il primo caso placebo è il mesmerismo di il magnetismo animale di Franz Anton Mesmer, ma questo è accaduto prima, e mentre lì c'era solamente l'osservazione critica, qui c'è anche l'osservazione sperimentale, cioè il tractor finto. Haygarth penso sia il nome del medico inglese, non ti ricordo. You remember David? The name of a doctor who showed that the tractors are fed. No. Okay. So I found something that a historian doesn't know. Ho trovato qualcosa che lo storico non conosce. Questo mi fa molto piacere. Bene, detto ciò, direi che ho finito. Spero non vi dispiaccia se ho introdotto in qualche misura. Grazie.